Cavalieri e dame, bentornati su Medioevo fa storia. Qualche giorno fa vi abbiamo chiesto cosa avreste voluto apprendere in questa puntata e, confrontando i vostri messaggi con le statistiche del nostro progetto, abbiamo notato che l'episodio dei vichinghi fa tanti ascolti quanti quelli di ogni nuovo episodio a settimana. Di conseguenza, abbiamo deciso di allargare i vostri orizzonti per quanto riguarda questo popolo che tanto vi incuriosisce. Prima di cominciare, però, ci tenevo a ringraziarvi ancora una volta da parte di entrambi per i 500 ascolti. Un numero piccolo, ma che per noi significano molto. Grazie davvero. Come sempre, io sono Antonio, e questo è l'episodio 10, Rollone e i Normanni. Comincio subito col confermare i vostri pensieri riguardo il titolo. Rollone è proprio il personaggio che tutti conosciamo sotto forma di Rollo, il fratello cazzuto di Ragnar Lothbrok nella serie TV Vikings. Ovviamente i due non erano fratelli nella realtà, ma sono personaggi realmente esistiti, eppure di una grande importanza. Fa strano pensare che da un semplice uomo, un pirata, uno Skogamor, un bandito e dai suoi poco raccomandabili compagni si è potuto nascere un popolo. Un popolo che lascerà il segno nella storia del Medioevo. Sto parlando dei Normanni, e in particolare del primo di loro, colui che con la forza si prese la terra che oggi porta il nome di Normandia, facendosi beffe dei monarchi dell'epoca. Parlo di Rolfganger, meglio conosciuto come Rollo o Rollone. L'infanzia del nostro Rollone non fu troppo particolare. Egli crebbe come uno dei tanti figli di uno Jarl in Norvegia, lo Jarl di Mør, una zona a nord dell'attuale Oslo. Il padre ottenne il titolo di Jarl per aver appoggiato Harald Bella Chioma, o Harald il Chiaro, nel conseguimento del suo sogno: diventare re di tutti i Norreni. Il padre di Rollone, lo Jarl Ragnvald, nell'872, circa 5 anni dopo l'unificazione della Norvegia, seguì il suo re nella conquista delle isole Ebridi, le Orcadi e le Shetland. Durante le battaglie per la conquista di tali isole morì il primogenito di Jarl Ragnvald, Ivar. Nella sfortuna, lo Jarl ebbe un riscontro positivo. Re Harald, come compenso per la morte del figlio, gli diede le isole Orcadi e le Shetland, divenendo quindi conte di tali isole. Una tutt'altro che magra consolazione. Lo Jarl Ragnvald, 2 anni dopo, però, perse un altro figlio, poiché nell'874 fu dichiarato fuori legge e bandito dal regno di Norvegia. Sì, sto parlando del nostro Rollone. Come si guadagnò tale status? Beh, diciamo che fece una ragazzata un po' troppo sanguinosa e efferata. Dato che la nascita di Rollone è tuttora discussa, non sappiamo per certo quanti anni avesse durante l'accaduto. Sappiamo che comunque ne aveva dai 17 ai 29. In ogni caso era piuttosto giovane, considerando la veneranda età alla quale si spense. Ad ogni modo, questo giovane Rollo si unì a dei razziatori e saccheggiò il fiordo di Oslo, sulla costa di Viken. Fortuna vuole che Re Harald si trovasse nei pressi della futura capitale norvegese, quindi visse sulla sua pelle l'accaduto. In breve, Rollone fu dichiarato fuori legge e bandito dal regno di Norvegia. Thank you.
Il ritorno poteva solo significare una cosa: morte. Per cui il nostro Rollone fece ciò che sapeva fare meglio. Si unì ad una banda di vichinghi, pirati e matti quanto lui, per la maggior parte provenienti dallo Jutland, quindi danesi e germanici. Rollone e la sua ciurma si fecero un piccolo tour dei mari del nord, passando per la Scozia, le Isole Ebridi, l'Irlanda e l'Inghilterra. Ah, ciò che attualmente sappiamo sul passato di Rollone è solo grazie alle cronache di Snorri Sturluson, il più grande storico vichingo del Medioevo. È solo grazie alla sua Edda in prosa se conosciamo le usanze e la religione del popolo norreno danese. Per quanto riguarda le conquiste e i titoli ottenuti in terra franca, ci pensano proprio le cronache francesi ad informarci. Negli anni trascorsi in Inghilterra, tra una scorreria e l'altra, è possibile che abbia servito come mercenario presso un monarca del posto, ovvero Re Guthrum, dell'Anglia orientale, un vichingo che governava gli ultimi territori del famigerato Danelaw, ovvero i territori inglesi sotto l'occupazione danese. Proprio con le truppe di Guthrum, il nostro Rollone si sarebbe dedicato al suo grande obiettivo, i territori franchi. Lo Skogamore e la sua armata saccheggiarono la Frisia e i dintorni, attraccando così nella Scelda, per poi gettarsi nella Senna e iniziare l'avanzata verso la conquista del Regno Franco. Nell'885 circa, Rollone assediò Parigi, assieme ad un condottiero danese di nome Siegfried. Rollone assediò la città franca. Negli assedi precedenti, come quello dell'845 e dell'860, si concluse la vicenda in relativa fretta, con il riscatto in argento e ricchezze, ma questa volta i franchi rifiutarono, e guidati da Oddone, un nobile della casata dei Robertingi, ostacolarono l'avanzata vichinga a tutti i costi. La Senna era piena di ponti fortificati e fortezze per tenere a bada i razziatori. L'esercito vichingo era molto numeroso, estremamente più numeroso di quello franco. I danesi potevano pure contare su centinaia di navi e migliaia di uomini, ma i franchi avevano un enorme vantaggio. Parigi stessa. Già, poiché al tempo era posta su un'isola e, nonostante i fiumi fossero la specialità dei vichinghi, non fu per nulla facile avere a che fare con una città fortificata e circondata dal fiume. I vichinghi iniziarono l'assedio colpendo la torre nord-orientale, buttando tutto ciò che avevano con baliste e catapulte, ma venendo respinti. Gli assedianti, oltre che alle solite macchine d'assedio difensive come baliste, catapulte e scorpioni, gettarono sull'assediante pietre e pece. I vichinghi continuarono i loro attacchi, ma in contemporanea iniziarono a scavare gallerie per prendere le torri posizionate sulla terraferma, collegate ai ponti di Parigi, per poi attaccare sempre con arieti, proiettili incendiari, tutto ciò che avevano a disposizione. Riuscirono persino ad aprire una breccia nelle mura, dove vi si consumò un combattimento brutale, vinto dai franchi, guidati nella breccia da un abate guerriero del posto. I vichinghi tentarono di aggirare le torri dei ponti di Parigi in svariati modi, riempendo la Senna di detriti, cadaveri e legna, persino gettandoci contro dracari in fiamme. I ponti resistettero, ma rimasero danneggiati gravemente, tanto che quello nord-orientale venne abbattuto da un'esondazione causata dalla pioggia. I vichinghi continuarono a tenere d'assedio la città. Ottone allora chiese i rinforzi e il sovrano Carlo il Grosso della dinastia carolingia li inviò, rinvigorendo gli assediati,
e facendo calare pesantemente il morale ai vichinghi. Difatti, Siegfried abbandonò l'impresa, lasciando Rollone e i suoi uomini a gestire l'assedio. I vichinghi infine vennero scacciati. Il continuo arrivare dei rinforzi da tutto il territorio carolingio, comprendente Francia, parte della Germania e Italia, rese impossibile l'assedio e nemmeno l'epidemia all'interno delle mura concesse ai danesi di prendere la tanto agognata città. Dopo un'ultima sconfitta si ritirarono dall'assedio e Carlo il Grosso concesse agli invasori un tributo in 700 libbre d'argento per abbandonare la Francia. Ma non era intenzione di Rollone scendere a questi patti. La sconfitta a Parigi non segnò la fine del condottiero, anzi, si spinse ancora in Francia, percorse la Senna e saccheggiò Rouen, per poi saccheggiare Bayeux e la Neustria, uccidendone il marchese, per poi sposarsi con la figlia di nome Poppa. Rollone subì anche altre sconfitte, come a Chartres, dove venne battuto da Riccardo il Giustiziere. Ma ciò non gli impedì di raggiungere il suo scopo. Continuò a combattere, saccheggiare, insomma, essere una spina nel fianco del sovrano Carlo il Semplice, figlio di Carlo il Grosso, morto pochi anni dopo l'assedio di Parigi. Qui, signori, si cambia pagina, si ha una svolta. Mi riferisco ad un anno ben preciso, 911 d.C., trattato di Saint-Clair-sur-l'Epte, per farvi capire il certificato di nascita della Normandia. Ma come si arrivò a questo? Ebbene, il nostro Rollone venne convocato dal re carolingio Carlo il Semplice, il classico re un po' sfigatello che non sa cosa vuol dire regnare, che avendo capito la situazione, ovvero che negli scontri si era praticamente alla pari e che i dissidi sarebbero proseguiti per molto tempo, decise di concedere il ducato della moderna Normandia al capo vichingo. Ovviamente non si dà via un ducato a gratis, for free, ma vi erano delle richieste da parte del sovrano. La prima fra tutte era l'immediata conversione di Rollone e dei suoi uomini al cristianesimo, per celebrare la sottomissione dei pagani alla vera fede. In secondo luogo, ma non per importanza, i Normanni avrebbero dovuto difendere il regno dalle frequenti invasioni provenienti dal nord. In pratica dovevano rimandare a casa i propri cugini. Grazie alle cronache del tempo, possiamo capire sostanzialmente che se nasci vichingo, lo rimani fino alla fine. Sì, poiché nel 912 vi fu la cerimonia di investitura per il ducato, nella quale era prassi che